Pronto? Sì, con chi parlo? Sono Vittoriano, con chi è? Sì, salve, buonasera, sono Cruciani, buonasera. Cruciani di chi? Cruciani Radio 24, buonasera. Ah, buonasera. Buonasera, Romitelli, come andiamo? Abbastanza bene, lei come sta? Tutto bene? Non c'è male, a parte il fatto che lei ha un cognome, mi ricordo, mio carissimo amico, dunque teoricamente mi dovrebbe stare simpatico, in teoria. Io sono sempre simpatico con le persone simpatiche e che apprezzano anche il nostro territorio. Io apprezzo moltissimo il vostro territorio. Perché, signor Cruciani, noi ci teniamo molto alla nostra città, capito? Ma voi fate bene, però cosa significa questo? Che dovete cacciare le puttane ricorrendo a mezzi assurdi come quelli di fotografare i clienti, non ho capito. Bravo. Non abbiamo questo problema, non riusciamo a risolvere. Perché se lei viene a trovarmi sotto casa mia ce ne stanno tre o quattro. Vabbè, quello... Se questo è il modo per andare ad affrontare il fenomeno per quanto riguarda una situazione tranquilla per i nostri giovani, le nostre famiglie, non lo so come possiamo... No, mi scusi, però io voglio capire una cosa. Lei è d'accordo sul fatto che di invitare i cittadini a fotografare le macchine e pubblicare anche la targa? Certo. Perché il punto questo è questo, non è tanto filosofeggiare su come eliminare la prostituzione per strada. Ci sono tanti... No, guardi, io non sono d'accordo con nessuno perché sono autonomo su queste questioni. Cioè, lei è d'accordo col sindaco, sì o no? Io dico che comunque lui ha invitato i cittadini a fotografare le macchine e pubblicare la targa anche. Io non invito i cittadini a fotografare le macchine. Dunque lei non è d'accordo, pur essendo della maggioranza non è d'accordo. Ci sono delle questioni di privacy da rispettare, però c'è guardi Cruciani, un problema da risolvere che lei lo sa meglio di me. No, ma non è un secondo me non è un problema, è esagerato. Guardi, adesso perché lei c'ha 3-4 prostitute sotto casa. No. Lei lo invito a venire a Porto San Delpidio. Innanzitutto mi sta dicendo che la questione della privacy è stata violata. Dunque lei sta dicendo... No, gli sto dicendo su quelle cose lì, la questione della privacy esiste. E dunque il sindaco ha fatto una cazzata, si può dire o no che il sindaco ha fatto una cazzata? Una buona provocazione. Il sindaco non ha fatto una cazzata, il sindaco ha fatto la sua espressione di sindaco. Ma ho capito, ma lei che fa? Fa parte della maggioranza o no? Cioè... Io faccio parte della maggioranza e me ne vanto di fare parte di questa maggioranza. E però non è d'accordo con questa decisione del sindaco. Il sindaco fa quello che vuole fare, vuole fare nella sua autorità. Sì. Il presidente del Consiglio Comunale evidenzia un problema oggettivo che abbiamo qui, che comunque lo sappiamo tutti, però sulla decisione del sindaco lei dice c'è un problema di privacy. Dunque è meglio non pubblicare le targhe, giusto? Ma comunque il sindaco nella sua autorità può decidere quello che vuole. No, ma questo d'accordo. Io penso che le puttane facciano bene a un territorio. Io sono convinto di questo. Puttane fanno bene a un territorio. Ma che bene fanno? Lei come considera chi? Lei come considera chi va a puttane? Io considero delle persone che hanno una determinata esigenza e una mancanza d'affetto, una mancanza di vicinanza, quello che è. Lei non lo farebbe mai di fotografare qualcuno? Ma io non fotografo, non mi piacciono le fotografie. È una suggestione, un'idea, no? Il problema è che le puttane d'inverno soprattutto fanno bene perché portano soldi, portano soldi? Persone allora, e vengono lì. Altrimenti c'è il deserto, allora, lei lo sa bene, il deserto. Abbiate il coraggio di legalizzarle, di darle come fanno tante altre persone. A me lo dice, lei è d'accordo con la legalizzazione? Io sì, perché no, però ho capito. Come fanno le altre città, come fanno le altre nazioni? Fate un quartiere a luci rosse a Porto Sant'Elpidio, meraviglioso. Ma non facciamo niente, il quartiere a luci rosse a Porto Sant'Elpidio è un pezzo che ci sta. Appunto, ma fatelo bello, organizzato dal comune. Dai, su, non scherziamo. Un parco dell'amore, l'hanno fatto tante città il parco dell'amore. Non lo vuole lui, giustamente vuole altro, ha ragione. Ma no, perché non c'è il coraggio di prendere decisioni. Cosa dice? Non c'è il coraggio, venga, fate il parco dell'amore, tutti vanno io là. Io sono in giro 18 ore al giorno, venga qui, vieni a fare un giro con me. La cosa vergognosa è criminalizzare i clienti. Voi state facendo un'operazione di delazione, un'operazione che viola la legge, perché anche istigazione, potrebbe essere anche istigazione a delinquere, lo sa, no? Ascolta, lei sta parlando troppo velocemente. Io parlo non così. Mi fa da vabbè, però se parlo sempre no, lei. Istigazione a delinquere, c'è un reato possibile. Cosa sta dicendo? Come no? Noi dobbiamo risolvere questo problema. Vabbè, questo è il discorso. Questo è meritorio. Okay, buona serata. Arrivederci.